diritti soltanto sulla carta, la rabbia delle associazioni. E no, non può essere che dopo tanta fatica per difendere i diritti dei propri bambini, il governo faccia marcia indietro rimescolando le carte. È assurdo. Partono all'attacco le associazioni che tutelano i diritti dei bambini affetti da autismo e anche il direttivo dell'associazione Onlus Autismo Fuori dal Silenzio di Pagani alza la voce dopo che il governo ha deciso di impugnare la legge regionale della Campania con le disposizioni in materia di rete dei servizi assistenziali e ospedalieri per la cura delle patologie neuropsichiatriche. Queste, secondo la delibera di governo, interferiscono con le funzioni del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario della regione Campania, violando l'articolo 120 della Costituzione. Una decisione che ci lascia sconcertati ed amareggiati, hanno detto i responsabili di Autismo Fuori dal Silenzio, perché quella legge della Regione Campania è il frutto di un lavoro lungo anni, fatto di audizioni nella quinta commissione sanità, con molteplici mediazioni di interessi contrapposti da noi genitori non sempre condivise. A gran voce avevamo richiesto di prevedere la possibile opzione per un regime prestazionale di assistenza indiretta che avrebbe risolto il problema della non appropriatezza delle prescrizioni ASL. In troppi distretti ASL della Campania, infatti, dice ancora Autismo Fuori dal Silenzio, continua il vergognoso ostracismo verso l'ABA, la terapia scientificamente più accreditata per il trattamento dell'autismo. E poi c'è il problema dello sperpero delle risorse a favore di trattamenti meno efficaci, scrivono ancora. Già erano sorti dubbi per la riscrittura in sottocommissione dell'articolo 14 della legge con l'inopportuna cancellazione del riferimento all'assistenza indiretta e con la previsione di erogazione diretta delle prestazioni attraverso specifici elenchi di professionisti dipendenti o convenzionati con esperienza e formazione in approccio terapeutico riabilitativo. Adesso è giunto questo intervento del governo, singolare, visto anche il doppio ruolo che ricopre il presidente De Luca e che non garantisce l'accesso alle cure e il diritto alla salute di migliaia di cittadini campani. Anche la Corte Costituzionale si è espressa varie volte sui temi oggetto della controversia tra regione e governo. Le associazioni chiedono diritti reali e non programmi fine a se stessi. L'auspicio di Autismo Fuori dal Silenzio è che la politica nazionale e regionale prendano finalmente atto della tutela dei diritti delle persone con disabilità per concretizzare le tante belle parole contenute nelle leggi, ma che si traducono poche volte in fatti. I diritti non possono rimanere solo su carta, dicono. Da cittadini campani richiamiamo con forza quanto già riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 304 del 1994. Nelle ipotesi in cui le strutture del sistema sanitario nazionale, incluse quelle convenzionate, non fossero in grado di assicurare un tempestivo intervento sanitario, dice ancora Autismo Fuori dal Silenzio, reso indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa di prestazioni riabilitative, è legittimo il ricorso a forme di assistenza indiretta anche all'estero.